Allora, quindi abbiamo visto un primo aspetto relativo al comportamento elastoplastico di una sezione in acciaio. E uno degli aspetti, diciamo, dei risultati finali, anche forse più eclatante, è stato il fatto che noi siamo riusciti a tracciare il diagramma momento curvatura per la nostra sezione fino alla capacità portante massima della nostra struttura. Nel senso che noi conoscevamo sicuramente, ci siamo ricordato il valore di momento di serramento come sigma y per W elastico, dove questo valore qui nel caso della sezione rettangolare vale B per H quadrato sesti. Comportamento elastico che noi pensavamo indefinito, con questa pendenza che in campo elastico è data da E iota, in effetti termina in questo punto qua, questa è la curvatura in cui avevamo lo serramento delle fibre estreme, la sezione era doppiamente simmetrica, quindi ne avevamo un colpo solo sopra e sotto, dopodiché non continuavamo con questa pendenza, ma partendo da questo punto, con questa tangente, asintoticamente, quindi in teoria all'infinito, arrivavamo a questa soglia qui, che è il momento di completa plasticizzazione. Professore, mi scusi. Sì? Così l'interruzione, noi da casa vediamo ribaltato. E adesso allora giro. Grazie. Così è dritta? Sì. Va bene. Questa soglia qui, ce la siamo calcolata ieri, era sigma y per V plastico, dove V plastico aveva un'espressione simile a quella del U elastico, ma era semplicemente B per H quadrato. Quindi se noi facciamo il rapporto tra questo momento qui di completa plasticizzazione della sezione e questo momento qua di primo serramento delle fibre sopra e sotto, questo rapporto qui tra questa quantità qui e questa quantità qui possiamo indicare con la lettera greca psi, e se facciamo mp diviso my ci viene fuori sigma y b h quadrato quarti diviso sigma y b h quadrato sesti. Quindi sigma y vanno via, b per h quadrato va via b per h quadrato, ci resta un quarto diviso un sesto, quindi è un quarto per 6, 3 mezzi, 1,5. Quindi il momento di completa plasticizzazione è una volta e mezzo il momento che provoca l'asserramento nelle sole fibre estreme. Questo per la sezione rettangolare vale quindi 1,5. Questo fattore qui in genere misura le risorse in campo plastico della struttura o della sezione in questo caso qui. Quindi in questo caso qui possiamo dire che le risorse plastiche della sezione rettangolare sono il 50% delle risorse in campo elastico. Su questo diagramma qui, quindi possiamo anche tracciare questi diagrammi rappresentativi. Questa è la mia sezione rettangolare e la guardo di profilo. Quando sono qui vuol dire che ho delle sigma
rappresentate tipicamente dalla palla elastica. Quando sono in questo punto qui, invece, in teoria all'infinito, qui, vuol dire che la mia sezione, ci sono due stress block sopra di compressione e sotto di trazione. Quando sono in uno di questi punti qui, la mia sezione rettangolare, c'è una parte di nucleo elastico con la farfalla e poi due stress block sopra e sotto. Quindi man mano che mi sposto su questa curva, diagramma delle sigma è proprio in questa maniera. Ecco, qui dobbiamo fare alcune osservazioni. La prima osservazione è questa. Ma se noi consideriamo, abbiamo sotto mano il comportamento elastico, quello che per esempio abbiamo qui, fino ad arrivare a questo punto qua in cui cominciamo a snervare qualche fibra di acciaio, se questa è la mia sezione rettangolare, io la guardo da quest'altra parte e immagino che ci sia quindi questo momento qui, vuol dire che la sezione ruota in questa maniera, stando piana, e qua si sviluppano delle sigma che possiamo indicare qua. E questa è la ben nota farfalla in campo elastico. Questo comportamento qui termina quando arrivo in questo punto qua, in cui raggiungo qua sopra la sigma y compressione, qua sotto la sigma y trazione. Se io aumento il momento, vuol dire che la rotazione della mia sezione diventa sempre più grande, ovvio che comunque lì la rotazione lì è magnificata, perché questa rotazione qui, per esempio, è una rotazione quasi 40 gradi, quindi non è una rotazione piccola come siamo abituati a fare normalmente nella teoria delle trame. Quello che volevo farvi notare è questo. Quando faccio crescere sempre più la rotazione, o la curvatura della mia trame, se penso qui al comportamento asintotico, qui ho un diagramma che è al limite, sezione ruotata, un diagramma che al limite è fatto così. Due stress block sopra e sotto, il nucleo elastico è diventato zero. Io l'abbiamo chiamato il nucleo elastico HE, altezza del nucleo elastico era zero. Invece l'altezza del nucleo elastico è pari a tutta l'altezza della mia sezione. Ecco, questa è una cosa un po' particolare. Noi veniamo da un mondo in cui il diagramma delle sigma è una funzione lineare e continua. Qui invece abbiamo una funzione che in questo punto qua è discontinua. Perché se io sono un epsilon sopra l'asse baricentrico, ho compressione con valore sigma y, ci sarebbe anche il segno meno perché compressione. Un epsilon sotto ho la sigma che vale sigma y di trazione, quindi la funzione è discontinua. Qui è una funzione continua, qua invece in questo punto qua c'è una singolarità, la funzione è discontinua. Questo qui, diciamo, è un'osservazione che potrebbe magari turbarci, no? Però se noi pensiamo che consideriamo una situazione al limite, vuol dire che probabilmente la situazione sarà questa. Questa qui è la nostra sezione, da quest'altra parte, per una certa rotazione, vuol dire che io ho un diagramma delle sigma fatte così, in cui il nucleo elastico, questo,
diventa sempre più piccolo e il limite tende a zero. È una situazione al limite quando sono qui, perché qua dovrei avere cubatura infinita. In effetti ho questo diagramma qui, in cui vedete ho una farfallina di comportamento elastico che si restringe sempre di più. Quando sono proprio al limite, questa pendenza qua diventa orizzontale e di scatto ho punti di discontinuità tra sotto e sopra. Questo comportamento qua, esattamente di questa funzione, non è che sia più bello o più brutto della farfalla, eh? È solo che noi siamo abituati, abbiamo cominciato a ragionare sulle strutture, sulle travi, considerando la farfalla. La farfalla ci sembra cosa comune, lo stress block sopra e sotto ci sembra strano, però è come se noi pensiamo a come siamo cresciuti, per noi è normale mangiare col coltello alla forchetta. Ci sembra strano mangiare due pastroncini cinesi, bacchettini cinesi. Per i cinesi è l'opposto. No, è strano per loro mangiare quella forchetta col coltello. Quindi dovete stare anche attenti che nel crescere della nostra coscienza, nel vedere cose nuove, le cose che sembrano nuove sembrano magari strane, ma solo perché siamo cresciuti in quella maniera lì. No? Come se noi guidiamo la macchina, noi teniamo la destra, è strambo quelli che vanno sulla sinistra. Se voi siete nati in Inghilterra o se andate in Sudafrica, è strambo tenere la destra sulla macchina. No? Quindi sono soltanto delle cose che avete in testa, avete imparato per prima, mi sembrano familiari, quelli che vengono dopo mi sembrano strani. Ma è solo perché siete nati così. Questo è un aspetto anche profondo della cosa. Sinceri, bisognerebbe imparare, quindi seguire magari i primi 2 anni di ingegneria, poi dimenticare tutto, no? Svuotare la testa e ricominciare. Perché alle volte se noi partiamo con un mondo, per esempio, elastico lineare, dopo abbiamo sempre in testa che ci sia questa cosa qui che non è vera. Perché se voi riflettete un attimo, se io prendo la gamba del mio treppiedi e la piego, quella si deforma plasticamente. Quindi è strambo il fatto che noi qui siamo partiti pensando che questo comportamento lineare andasse su fino in cielo. Perché la realtà è che a un certo punto dopo la trave si piega, la sezione si rompe o per un certo valore non potete andare. Va bene? Questa è una prima osservazione. Vi faccio anche notare che se voi pensate a come evolve qui il diagramma, vorrebbe dire che un attimo sopra l'asse baricentrico voi avete raggiunto l'epsilon di snervamento e un attimo dopo voi arrivate ad avere lo snervamento sotto la trazione. Anche questa è una situazione al limite. Ieri, ricordate, avevamo fatto questo disegno. Qui c'erano tre sigma. Anzi, qui ripetiamo, tiriamo fuori il diagramma delle epsilon e qua riproponiamo il diagramma delle sigma. Allora, avevamo segnato qua le due barriere, questa meno epsilon epsilon, questa più epsilon epsilon. Poi abbiamo considerato come la sezione si curva. Quindi al limite, quando siamo in questa configurazione qua, e tocchiamo lo snervamento di accorciamento sopra, lo snervamento di allungamento sotto, noi abbiamo qui il nostro diagramma delle sigma, dove possiamo segnarci questi due valori qua, meno sigma y più sigma y. Quando sono in questo punto qua, che è la mia I con y, che è figlia del mio momento M con Y, io al limite tocco qui e qua sotto i valori, qua ho meno sigma Y, qua ho sigma Y. Se seguo, se aumento il mio momento, la sezione ruota di più, per esempio ruota così. Quando sono qui mi rendo conto che a questa altezza ho snervato in accorciamento la mia fibra, quindi fino qua allo stress block. Poi da qui in sotto
osservato le fibre d'azione. Questi due punti qua, qui ho raggiunto l'accorciamento e serramento, qui ho raggiunto l'allungamento e serramento. In mezzo ho la mia farfalla che si va riducendo. Questo qui è il mio HE. Quindi il diagramma in questo momento è così. Se io voglio ridurre l'HE sempre di più, vuol dire che devo incurvare sempre più le mie sezioni. E per esempio, da vuoto fino qua, in questo processo di rotazione della sezione che vuoto stando piana, mi rendo conto che per esempio adesso lo snervamento a compressione comincia qui e sottosimmetricamente lo snervamento a trazione comincia qui. Quindi mi sono mangiato anche questo pezzettino di farfalla, l'ho fatto diventare uno stress block e la farfalla si è ridotta in questa maniera. Va bene? Quindi vedete che progressivamente, man mano che vuota la sezione, in quest'ultimo tratto ho il diagramma delle sigma che è fatto così. Per questa rotazione della mia sezione. Vedete quindi che per ridurre sempre di più questo nucleo elastico devo ruotare sempre di più la mia sezione. In teoria, per distruggere questa farfalla, quindi far toccare due stress block in questo punto qua, la sezione dovrebbe ruotarsi teoricamente fino all'infinito. Quindi questa sezione dovrebbe piegarsi in questa maniera qui, che è chiaramente un paradosso, perché la sezione vorrebbe dire che diventa allineata con l'asse della vostra trave. Questo è un ragionamento al limite, no? Noi ingegneri sappiamo che il limite comincia presto, no? L'infinito comincia presto, no? Quindi normalmente quando siete a dei valori, sono fatto più o meno qua nel mio disegno, intorno a questo numero qua è circa tre volte, due o tre volte i con Y, quindi quando sono qui sono due o tre volte, sono più o meno questa zona qui, possiamo ritenere di aver raggiunto il momento plastico. Ci manca un pochino, no? Un qualche per cento, però noi siamo di bocca buona e questo poco mancato per cento per noi è come se fosse il 100%. Va bene? Occhio, vi dico queste cose qui perché un conto sono i modelli analitici, no? Anche più semplici come questo qui, che però possono dar luogo, magari possono sembrare dar luogo a dei comportamenti strani, per esempio qui la funzione discontinua, perché ci importa? Solo perché noi stiamo venendo a questo mondo qua lineare continuo, che ci turba questa cosa. Poi anche qui la rotazione deve essere fino, non importa, basta che sia due o tre volte la curvatura di snervamento, siamo più o meno arrivati all'asintoto. Sappiamo benissimo che matematicamente l'asintoto sta all'infinito, no? Però noi, come in tutte le cose, dal punto di vista ingegneristico, facciamo delle approssimazioni, sappiamo governare la differenza di questi 2-3% e diciamo è anche illusorio nel nostro mondo di ingegneri civili, in cui abbiamo anche delle incertezze che sono magari sui carichi, su altre cose, 30-40%, è inutile spaccare il capello su una cosa che dopo è influente rispetto a tutte le altre incertezze che abbiamo nella realtà. Bene, queste sono due precisazioni necessarie perché il comportamento plastico, la completa plasticizzazione, come vediamo qui, è una cosa che vediamo per la prima volta, no, voi non l'avete mai vista, giusto? Abbiamo fatto ieri la prima analisi elastoplastica, la prima analisi non lineare, quindi una struttura molto semplice della sezione. Bene, fatto questo, con queste precisazioni qui, possiamo affrontare anche quello che è il mondo reale. Qui in effetti abbiamo considerato una sezione di quella rettangolare che è assolutamente improponibile in una trave reale, perché il materiale intorno al baricentro ha sfruttato pochissimo la flessione. E infatti i nostri modelli hanno tutti delle travi
a tutte le sezioni che sono centrifugate verso l'alto, verso il basso. Come cambia il quadro? Allora, per considerare il quadro generale, queste sono considerazioni basiche su questo esempio qua teorico, come sempre noi vediamo un esempio semplice scriviamo tutte le equazioni. Facciamo tutte le osservazioni, renderci conto che va tutto bene, dopodiché passiamo a estrapoliamo, generalizziamo casi differenti. Allora, per fare questo, quindi adesso qua dovremmo passare a considerare travi commerciali con sezioni, quindi per esempio questa qui è I. No? Facciamo questo passo qui. Prendiamo questo diagramma qui e come sempre, ieri per esempio abbiamo un diagramma sigma critico lambda e l'abbiamo normalizzato, qua lo normalizziamo nella stessa maniera. Quindi prendiamo il momento e lo normalizziamo per my. Prendiamo la curvatura e la normalizziamo per chi con y. Quindi il diagramma che otteniamo normalizzato è questo. Qui mettiamo m di m con y e lo chiamiamo m piccolo. Poi in orizzontale mettiamo la curvatura, la normalizziamo con chi con y e questa curvatura normalizzata, possiamo chiamare come volete, chiamiamola piccolo. Allora, questo diagramma qui risulta normalizzato in questa maniera. Il livello di momento di serramento va a finire a quota 1. Il livello di momento di completa plasticizzazione va a finire a livello C. Quindi qua arriviamo a quota 1, poi sopra arriviamo a quota psi. In caso di sezione rettangolare, psi era 1,5. Poi, per quanto riguarda la curvatura, qui arriviamo, quando siamo qui, chi con y lo dividiamo per chi con y, a questo punto è alla scissa 1. Quindi questo punto qua, dobbiamo chiamarlo ancora y grande, che è il punto in cui finisce comportamento elastico lineare della mia sezione, qui si trova a coordinate chi con y, m con y, e si trova a coordinate 1, 1. Dopodiché, quindi questo sarebbe il comportamento lineare, dopodiché c'è il comportamento asintotico, che sarà più o meno così. Quindi questo vale, l'abbiamo normalizzato, questa maniera, questo diagramma di lì, solo che è cambiata il fattore di scala. Qui il vantaggio di questa rappresentazione qui è che se conosciamo m con y, conosciamo chi con y, quest'altra quantità qui, e conosciamo psi, possiamo tracciare il diagramma questo momento curvatura per qualsiasi sezione. Ricordo che m con y è semplicemente sigma con y per un doppio plastico. Sui vostri prontuari, quelli più recenti, un doppio plastico è indicato tra le varie caratteristiche che trovate sul profilare, ci sono chiaramente l'area, la ruota x, la ruota y, linea proporzionale, il modulo elastico lungo x, modulo resistente elastico lungo y e i due moduli di resistenza plastici in direzione x e y. Noi veramente consideriamo solo la pressione attorno a questo asse, ma potremmo anche considerare la pressione attorno all'altro. No? Sui prontuari più vecchi, diciamo qui 10 anni fa, questo coefficiente qui non c'è, perché fino a 10 anni fa il comportamento, l'analisi era quasi sempre elastica lineare. Se però voi guardate per esempio il profilare, quello che vi ho detto, che vi ho dato di ArcelorMittal, ci sono anche queste caratteristiche qua. No? Se no, altrimenti, guardate, dopo vedremo anche come riuscire, anche se non abbiamo il prontuario, a più o meno ad avere una stima di questo U plastico, quindi non è un problema. Sui prontuari più nuovi, sui manuali di ingegneria più nuovi, ci sono i profilari anche con queste caratteristiche qua. Questo per quanto riguarda
momento plastico, poi viene anche indicato chiaramente V elastico, quindi sappiamo anche il momento di serramento, quindi queste quantità qui le conosciamo, conosciamo anche psi. In certi profilari psi viene anche dato direttamente, no? Per quanto riguarda la PY ce la siamo calcolata anche ieri, era pari a 2 epsilon y diviso l'altezza della sezione. Sui profilari sappiamo l'altezza della sezione, epsilon y è quell'1,125 per 1000 che abbiamo calcolato ieri, questo è semplicemente sigma y diviso e con s che è 210.000. Quindi conosciamo tutto. Per qualsiasi profilo possiamo tracciare il diagramma normalizzato. E adesso tracciamo qui il cancello questa lavagna. Allora, e facciamo il disegno. Questo è M, abbiamo detto M grande interna Y, questa è la curvatura normalizzata, T diviso T con Y, poi qua ci ridisegniamo, sarà un po' più grande, ci ridisegniamo come traccia, comportamento asintotico nella sezione rettangolare su un psi che vale 1,5. Questo è il comportamento asintotico quando la trave della nostra sezione è rettangolare. I profili commerciali come quelli, come per esempio le HE, hanno una sezione di questo tipo qua, quindi questi sono gli HE, e hanno un diagramma che può essere sempre portato qui. In particolare, fino al campo elastico, questa sezione è uguale a questa in questo dominio, in questo diagramma qui normalizzato. È sempre lo stesso. Dopodiché, quello che cambia per questi profili è il valore psi di risorsa plastica. Come vedete, se pensiamo a questa sezione qua, questa sezione qui, se pensiamo a un campo elastico, ha un diagramma di questo tipo qui, la farfalla l'abbiamo già detto. Quando siamo a completa plasticizzazione, il diagramma diventa questo. Quindi vedete che noi abbiamo le risorse plastiche che potrebbero essere rappresentate da questi due triangolini di sigma. E qua non ci sono, quando plasticizziamo invece si formano. E questi triangolini qua di sigma, pensate ad esempio questa parte qua, deve essere associata a quest'area qui. Questo triangolino qui più o meno a quest'altra parte sotto. Quindi la sigma che incremento del diagramma del sigma che si produce, interessa tutta la larghezza della sezione, quindi diciamo tutta la pancia, questa, della sezione, che prima non lavorava quasi niente. Quindi le risorse plastiche sono questo 50% in più. Quando io invece ho una sezione fatta così, il diagramma delle sigma, il campo elastico è questo. Quando plasticizzo tutta la mia HE, ottengo anche qui due stress block, così via. E ancora una volta ho tutti questi triangolini qui di sigma che si sviluppano rispetto al campo elastico lineare. Però non agiscono su una larghezza di sezione grande, perché questo è per esempio 20 cm, questo è soltanto 1 cm. Quindi si sviluppano sempre queste sigma qua, ma sono agiscono su un'area che è molto piccola, perché l'anima della mia trave I è molto più stretta della larghezza. Quindi nel complesso, le risorse plastiche sono più basse. Infatti per i profili commerciali questo numero qui vale
da 1,05 a 1,25. Siccome le sezioni nella pancia, sezioni I commerciali e I nella pancia sono molto magre, lì le sigma aumentano sempre, però agiscono su aree molto più piccole, quindi le risorse plastiche sono più piccole. Questo è il valore di psi tipico. Quindi per esempio i profili EI più diciamo con spessori di ali di anima più grosse come le HB si spostano verso 1,25. Le IPE oppure profili come le HEA che sono molto sottili, hanno un'anima molto sottile, hanno delle risorse basse che sono solo 5-10%. Quindi se voi cercate, noto questo psi, supponiamo che il valore sia, il valore medio sia 1,15, 1,20, questo qui è 1,15, questa soglia qua, e vi rappresenta per esempio uno psi, la risorsa plastica media, che è molto più basso del 1,50 della sezione rettangolare, è comunque più alto di 1 e il comportamento è asintotico come prima. Quindi partiamo sempre da questo punto qua Y, che è quello dove termina il comportamento elastico, l'asintoto stavolta è più basso, quindi ci pieghiamo un po' prima in questa maniera. Va bene? Il 5-25% non è così ricco come il 50%, perché se voi avete una sezione rettangolare in acciaio, se pensate, se sulla sezione rettangolare in acciaio potete metterci un momento che vale 10 tonnellate per metro in campo elastico, quando la plasticizzate tutta potete portarci 15 tonnellate per metro. Se la sezione è un HE e un HEB, per esempio, se in campo elastico portate 10 tonnellate per metro, completa plasticizzazione, arrivate soltanto a 12 tonnellate per metro, quindi c'è un incremento del 20% da campo elastico a campo plastico. Che può sembrare poco, e per esempio in certi profili il 5% è irrisorio. Però quando si arriva intorno a valori tra 10, 15, 20%, sono incrementi di resistenza che non sono proprio da buttare via. Per esempio, se voi pensate, se abbiamo due progetti di strutture in acciaio, la A e la B, è chiaro che quella che sfrutta le risorse plastiche è un po' più resistente, quindi può avere un peso minore, perché i profili possono essere più piccoli. E normalmente nel mondo reale, nel caso di strutture in acciaio, il progetto A vince se pesa meno intorno al 10% del peso della struttura B, a parte altre considerazioni. Quindi diciamo che 10-15%, 20% ci può essere anche la possibilità che il nostro progetto sia preso rispetto a un altro, no? Quindi è una cosa che non è tantissimo, però se voi rasate il fondo, raschiate il fondo del barile, considerando anche questa resistenza in più, potrete prendere la parte a differenza degli altri. Dopo la cosa non è così semplice perché sono mille altri aspetti, però 20% non è poco, no? È come se voi pensaste, ma se io vi do per fare un lavoro 100 euro, va bene, chiaro che se magari voi prendete 150 euro siete felici, se magari vi do 101 euro, non è che vi cambia tanto la cosa, però 120 euro già nel vostro stipendio può essere già un numero ragionevole. Bene, questo è un primo passaggio. Poi, abbiamo visto quindi, stiamo parlando di sezioni commerciali, abbiamo visto come si adatta la cosa, poi però dobbiamo fare anche delle altre considerazioni che sono queste. Proviamo effettivamente le nostre travi, no? Per esempio consideriamo magari in termini sperimentali, potremmo considerare questa situazione. Come facciamo a misurare, a tracciare per esperimentamento un diagramma momento curvatura? Beh,
Per esempio, una configurazione sperimentale potrebbe essere questa. Questa è la mia trave e considero per esempio che sia appoggiato qua e qua. Chiaramente poi ci sarà anche un ritegno in orizzontale, perché sennò è pure labile. Poi io applico due carichi da questa parte qui, oppure se ho il lavoro a carico imposto, oppure se ho una macchina di prova, per esempio, qua e qua impongo due carrelli e impongo il cedimento verso il basso. No? Quindi sono due possibilità, due situazioni analoghe. Il diagramma dei momenti di queste due travi qui caricate, indipendentemente se lavoro a spostamento imposto o a carico imposto, il diagramma dei momenti di questo qui, lo segniamo qua. Il momento qua è negativo ed è costante e poi scende in questa maniera. Quindi per esempio se ho questo dispositivo di prova, se impongo dei carico di cedimenti, il diagramma dei momenti è sempre lo stesso. E in particolare qua il momento vale P per A, dove A è questa distanza, oppure se conosco la reazione qua, questa è uguale a questa, R per A. Il momento è costante su questo tratto qui e per esempio posso determinare quindi la curvatura che ho in questo tratto qui. Tipicamente la deformata di questa trave oppure di questa sarà così. La trave si alzerà verso l'alto e poi scenderà verso il basso. Ecco, in questo tratto qui, da qui a qui, il momento è costante, la curvatura è costante. Quindi per esempio, se io misuro questo angolo qui, alfa 0, per esempio, chiamatelo come volete, anche alfa e basta, so subito che alfa 0 è uguale alla luce della campata centrale per la chi che è costante, chiamiamola chi con 0. Quindi se voi misurate queste rotazioni qua, per due, un angolo qui e un angolo qua, la curvatura della luce della vostra trave, questa qui, vi dà quella relazione lì, da cui potete ricavare subito con 0 e L in curva 0. Questo è un modo, per esempio. Bene? Quindi potete tracciare il diagramma momento, curvatura della vostra trave, chiaramente non nella forma normalizzata, però quello ci pensiamo dopo. Va bene? Bene, se faccio questa cosa, se faccio questo comportamento qua, sui miei vari profili, a parte la sezione rettangolare che non riesco neanche a trovare in commercio, posso costruirmi questa tabellina qua. Allora, posso considerare all'inizio partire da sezioni sempre I, però sezioni abbastanza robuste. Queste qui potrebbero essere ad esempio delle H e B oppure delle H e M e così via. Quindi sezioni I però con gli spessori delle A e delle anime sufficientemente grossi. Allora,
io faccio queste prove, supponiamo che mi muova qui su questo diagramma, no? Vedrai il pixel che segue questo percorso qua di carico, poi a un certo punto mi rendo conto che esco dal comportamento elastico lineare, mi adagio su un asintoto che è verso 1,20, eccetera, 1,20, 1,25, quindi adesso se plastiche ci sono. Quindi seguo io, la mia deformazione, la curvatura della mia trave. È chiaro che per seguire questa non posso lavorare a carico imposto, devo lavorare a cedimento imposto, ma tanto è la stessa cosa, perché le relazioni vanno lo stesso. Quindi continuo ad aumentare la curvatura, fino a un certo punto in cui mi rendo conto che vedrei il pixel che rappresenta la risposta della mia struttura cadere violentemente a zero. Qui, se vado a vedere dopo, mi ero distratto un attimo, visto il pixel, poi visto che è sceso in picchiata, vado a vedere cosa è successo sulla mia trave, mi rendo conto che la trave, per esempio, nella sezione, in una di queste sezioni qua, tanto sono tutte soggette allo stesso momento, ma stocasticamente ce ne sarà stata una, questa per esempio, che era un po' più debole, e in particolare, se vado a vedere il cadavere, vedo che la mia trave, inizialmente era questa sezione qua, si è inflessa, si è plasticizzata, ma in prossimità della rottura, per esempio, ha l'ala superiore compressa, anzi, la compressione sta sotto, l'ala inferiore sbandata in questa maniera. Quindi la trave è morta per instabilità dell'ala compressa. Oppure, come potremmo vedere, magari per un'instabilità locale del pannello compresso. Quindi la struttura è morta, la sezione è morta, e C che ottengo è normalmente pari. Quindi se questo C è 1, questo è 2, questo è 3, questo è 4, arrivo più o meno ad avere un C che è maggiore o uguale di 4. Adesso nel mio disegno la trave è morta un po' prima, no? Questo è 1, questo è 2, questo è 3, questo è 4, la morte sarà venuta prima qui. No? Quindi un po' più di 4. Poi prendo una trave più sottile, una sezione più sottile, quindi questi sono sempre delle HEA, delle IPE, oppure anche certi tipi di HEB, no? Rifaccio la stessa cosa, lo stesso percorso. Di nuovo la trave a un certo punto raggiunge il plateau di plasticità, poi improvvisamente collassa ancora una volta per una instabilità locale. Quindi qui ho sempre dei valori che possono essere 10, 20, eccetera, però quello che conta è che arrivo soltanto a dei valori che sono magari due. 2,5. Se volete, se penso a come è fatto il diagramma del sigma, un attimo prima del collasso, qui ho raggiunto la completa plasticizzazione. Qua anche. Il momento massimo sopportabile è M plastico, qua ancora una volta M plastico. Se volete, tra le due categorie, questa è la classe, che saranno la classe 1 di sezione, questa è la classe 2 di sezione, la discriminante è questa. La capacità portante è sempre la stessa. Il diagramma del sigma è sempre lo stesso, quello che cambia è questa C qui. Questa C qui è la proprietà che non abbiamo mai trattato,
abbiamo descritto, però non abbiamo mai trattato della duttilità. Perché vi ricordo che, va bene, in termini di duttilità abbiamo fatto questo caso. Questo è il caso in cui la struttura ha un comportamento fragile, quindi duttilità nulla. Questo è un caso in cui la duttilità è infinita. Questo è un caso in cui la duttilità, per esempio misurata in termini cinematici, in termini di spostamento, questo spostamento qua finale è tre volte quello elastico. No, vi ricordate quando abbiamo fatto la classificazione? Poi c'era anche quella energetica. Quindi qua usiamo una duttilità misurata in termini cinematici. La C, per esempio, in cui si rompe la l'asse 1 di sezione, è 4 volte la deformazione elastica di partenza. Questa è soltanto 2 volte, 2 volte e mezza. Poi proviamo di un profilo ancora più sottile. Questo. Qui sono tutti gli H e A. Diventeranno una classe 3. Tra l'altro sul profilario, quello più moderno, quello dell'Arcelor, cioè per tutte le sezioni, oltre ad esserci l'area, momento di inerzia di iota X, iota Y, iota T, V elastico X, V elastico Y, eccetera via, c'è scritto anche classe 1, classe 2, classe 3 e così via. Perché certe sezioni, magari anche come l'H e B, partono nella classe 1, però a seconda dopo dei vari rapporti magari finiscono in classe 2 o classe 3. Alla stessa maniera certe H e A sono classe 2, però possono diventare anche classe 3. Quindi dipende anche, non è che le H e B siano sempre classe 1. Può darsi che si cambino in funzione della altezza della sezione, passino in classe 1 più bassa. Conduttori di tempo. Là, poi abbiamo questo profilo qua. Questo profilo qua, se ripetiamo il fenomeno, la prova, saliamo sempre sul tratto elastico lineare, che è sempre uguale per tutti, superiamo MY, però vediamo qui. Quindi questa terza classe di sezioni supera MY, però non raggiunge il momento MP. Quindi, se volete, muore quando il diagramma delle sigma eventualmente è così. Magari c'è un incipit, un inizio di plasticizzazione delle fibre estreme, il resto resta elastico. Quindi, in questo caso qui, il momento massimo sopportabile dalla nostra sezione non può essere MP, perché al massimo si arriviamo un po' sopra MY. Però, considerando le centinaia di profili che noi abbiamo, non è che possiamo stare lì a considerare caso per caso. Siamo sopra MY, ma sotto MP, a favore sicurezza, diciamo, il momento massimo sopportabile è MY. No? Il diagramma delle sigma, quindi, è questo qui. Però questo qui, quando siamo in questo punto qua, diciamo, possiamo ritenere a favore sicurezza che quando siamo appena sopra qua, Y sopra, abbiamo solo la farfalla elastica. Quindi per la classe 3 non possiamo fare affidamento sul comportamento plastico, perché l'instabilità viene prima. È un'instabilità, come sappiamo, in campo gasto plastico, quindi non è un'instabilità goleriana, un'instabilità Shanley, però instabilità. Poi prendiamo dei profili ancora più sottili. No? E noi partiamo con il nostro esperimento, andiamo avanti, poi a un certo punto qua si sviluppa un punto di biforcazione e la struttura, la sezione si stabilizza in campo elastico lineare. Questi sono i profili sottili. Per cui qui
avevamo la possibilità che era maggiore o uguale a 1, perché stavamo nella classe 3, invece, stavamo sopra 1. Qui abbiamo una duttilità che è minore di 1, quindi non raggiungiamo lo sterramento. Il momento che supportiamo è più piccolo di my, perché non abbiamo neanche my. Questo è il profilo di classe 4, profili sottili, e il diagramma del sigma dovrebbe essere così a farfalla, perché siamo in campo elastico lineare. Però le parti che si comprimono, per esempio qua il pannello d'animo oppure le ali superiori, eccetera, fanno sì che il diagramma sia magari di questo tipo qui, con un buco in mezzo, perché la sezione si è instabilizzata. Quindi qui la sezione si è instabilizzata, ovvero non è più efficace. No? Noi normalmente quest'anno, ragazzi, diciamo così, cogliamo questo quadro qui anche per ricordarci questo aspetto. Allora, regola generale, comunque tutte le travi in acciaio muoiono, che sono commerciali di quel tipo lì, per instabilità, o delle ali o del pannello, fino a morte comune. Più la morte e l'instabilità si attiva prima, migliora la duttilità. E questo è il quadro che abbiamo fatto. Voglio ricordare, qua mi cancello questa lavagna qui, voglio ricordarvi che noi abbiamo discusso anche il fatto che, per esempio, questa trave qui anche se soggetta a dei carichi verticali qualsiasi, quello che conta è che in generale nella menzeria il diagramma delle sigma anche in campo elastico è così. Quindi vuol dire che qua sopra, in questa zona qui, nel pannello o nell'ala ho compressione. Sugli appoggi, da una parte o dall'altra, magari anche in prossimità dell'asse della trave, le sigma sono nulle dal punto di vista flessionale. Però il taglio è massimo, quindi qui ho delle tavole che sono dirette così. Quindi qui ho una direzione principale, questa, diretta così di compressione. Nell'altro, dall'altra parte, in questo punto qua, mentre il taglio è diretto così, la reazione va verso l'alto, quindi le tau sono verso l'alto, su questo lato, l'altra parte sono verso il basso. Poi per i principi di reciprocità, le tau sono dirette così. Quindi qua abbiamo la direzione principale di sforzo, che è questa di compressione. La regola generale che abbiamo stabilito assieme, qualsiasi cosa che sia compressa si può stabilizzare, nella trave anche semplicemente in flessa, quindi ci possono essere delle instabilità, o nelle ali o nei pannelli. Questo è quello che si sviluppa ed è dichiara la morte di tutte le strutture, di tutte le travi, prima o dopo. Va bene? È ovvio che dove le ali sono più sottili, l'instabilità viene prima, le ali o l'anima, l'instabilità viene prima, quindi la struttura muore con duttilità minore. Una cosa un po' particolare è questa. Noi normalmente consideriamo quest'anno queste tre situazioni qua. Questi sono i profili sottili, per esempio, se voi volete avere un esempio di profilo sottile, potrebbero essere o i gradini qua della vostra scala, che però sono inflessi, quindi non hanno tanti problemi, oppure per esempio le scaffalature, quelle industriali, oppure ci sono per esempio certi tipi di strutture, certi ponti o altre strutture che hanno effettivamente
queste sezioni qua che sono particolarmente, per certi versi, vantaggiose, no? Però sono prone all'instabilità. E qui dovrei tornare a farvi vedere questo aspetto qui. Ripeto, noi i profili classe 4 quest'anno non li vediamo perché sono troppo complicati da considerare. Possono essere molto performanti, però noi già abbiamo problemi con, con la nostra trave, la nostra colonna, fare cose più complicate non vale la pena. Allora, per esempio, vi voglio far considerare un caso semplicissimo. E pensiamo ad esempio di avere questa trave soggetta a un carico qualsiasi, anche più stupido, che potrebbe essere questo qua uniformemente distribuito. Allora, la sezione, questo qui vi ricordo è l'asse X della vostra trave, la sezione sta in un piano che è diretto così, l'asse Y sicuramente lo pensiamo in verticale, questa è la punta della freccia dell'asse X, poi se vogliamo avere la perna destra, X è il mio pollice, questa è la mano destra, questo sarà l'asse Z, va bene? Quindi qua c'è il piano che contiene la sezione che usiamo per la nostra trave. Supponiamo di scegliere una sezione AC e quindi se prendiamo un profilo AC la sezione è disposta così. Non vi segno lo spessore, no? È disposta così. È ovvio che il baricentro sta un po' più verso l'ala superiore, no? Perché è più vicino all'ala superiore rispetto alla punta delle ali in basso. Noi potremo disporre il nostro profilo secondo il progetto A, oppure potremmo scegliere di disporre il profilo nella maniera opposta, secondo il progetto B. Il progetto B ha sempre gli stessi assi, solo che prevede la disposizione in questa maniera. Quindi quello che noi vediamo è questo, la domanda che ci fanno è questo, ingegnere, qui per questa trave usiamo il profilo diretto così, o diretto colà, no? Dal punto di vista delle verifiche di sigma, le sigma del materiale d'acciaio, le sigma sono uguali, perché il valore che io ho qui, in questo caso qui ho 100 queste, quindi a flessione, le mie sigma sono queste. Questa è compressione, questa è trazione. In quest'altro caso, cancello questa lavagna che mi dà fastidio, le sigma sono queste qui, sull'asse neutro, sull'asse baricentrico, 0. Poi, questa è la mia farfalla, queste sono le sigma di compressione, queste sono le sigma di trazione. La farfalla è identica, solo che è ruotata, no? Quello che è compressione diventa trazione e così via. Allora, se voi guardate in faccia questi due diagrammi delle sigma, la sezione la disponete secondo A o secondo B? In termini di verifiche tensionali, qui il valore massimo è questa, sigma, che però è esattamente uguale in termini di valori assoluti, uguale a questo. Solo che qua è di trazione, qua è di compressione. Va bene? I sigma sono uguali, quindi lo stato tensionale in termini di magnitudo, di grandezza, è lo stesso. Solo che qui è trazione, qui è compressione. Quale delle due disposizioni è la più prudente? Se la regola è tutto quello che si può comprimere si può stabilizzare, ci sono due situazioni che le sigma sono uguali, però una è massima per la trazione, una è massima per la compressione, quindi questa non va bene, tra le due preferisco l'altra.
le verifiche tensionali sono le stesse, solo che uno è al massimo a compressione e uno è al massimo a trazione. Quindi è meglio questa. Perché qui la compressione è più bassa. Vi faccio anche notare che una delle cose che non abbiamo visto, anche uno dei criteri che abbiamo visto, è anche quello della durabilità. Quindi se per esempio questa trave qui fosse all'aperto, qui dentro mi si forma l'uscello di acqua, quindi c'è anche la corrosione. Poi se pensiamo a come si stabilizzano i due profili, e pensate per esempio quando abbiamo fatto qui il caso della trave, abbiamo visto come si corruga, là come si increspa l'ala col pannello. Ma vi ricordate che abbiamo fatto una delle prime lezioni quando abbiamo parlato dei requisiti. Quindi succederà la stessa cosa. Quindi in particolare, per esempio, qui la parte che si può stabilizzare è la parte compressa, quella che sta sopra. Quindi questa è la zona che si può eventualmente stabilizzare. Sotto c'è trazione, non si può stabilizzare. Qui la stessa cosa, perché dove c'è compressione ci può essere instabilità. Sotto qua abbiamo trazione, quindi si può stabilizzare questa parte oppure questa. E l'instabilità come può avvenire? Può avvenire in questa maniera. Per questo caso qui, queste sono le due anime là sopra, l'asse neutro è questo, e l'instabilità, se ci pensate, avviene in questa parte, per esempio in questo pannello, che potrebbe per esempio stabilizzarsi così, verso l'interno oppure verso l'esterno. Ricordate il profilo C che vi ho portato l'altro giorno. Se si stabilizza così, vuol dire che per esempio questa quota parte di sezione è come se non ci fosse, perché è andata fuori uso perché si è stabilizzata. Quello che resta, in particolare vedete qui e qui, esattamente come per la sezione AI, la sezione I quando abbiamo discusso l'instabilità delle ali, abbiamo detto che gli estremi liberi possono andare, questo può andare verso su, oppure verso il basso, secondo l'imperfezione. Però siccome deve rimanere rettilineo, o meno dritto, e in particolare qua sotto attaccato all'anima, se questo va verso l'alto, una possibile deformata potrebbe essere questo va verso il basso, oppure l'opposto. Però qui in prossimità di questo incrocio, a T, questo irrigidimento locale, questo incrocio, il punto non si alza, non si abbassa. Stessa cosa succede qui, a questo punto qua, come anche questo, non si alza, non si abbassa, perché è legato alle due lame verticali. Quindi questo si potrebbe abbassare oppure potrebbe alzarsi. Resta il fatto che questa parte qui è non efficace. Quindi dal punto di vista della resistenza è come se non ci fosse. Questa è la sezione efficace, l'unica parte di sezione che non si è stabilizzata, che assume qualche sigma. Se voi invece avete quest'altra situazione qua, la sezione diretta in questa maniera, questo è l'asse neutro, sopra c'è compressione, qui esattamente come qua, questo può decidere di andare a questa parte, a questo punto questo può andare o da questa parte o da questa parte, perché non c'è nessun collegamento diretto, e potrebbe per esempio spanciare in questa maniera qui. Questa potrebbe spanciare così oppure potrebbe spanciare dall'altra parte, tutte le combinazioni corse. Quindi questa parte qui di sezione è molto più grossa, perché non c'è nessun elemento qua come qui, nessuno spigolo che ridisce la struttura, può essere completamente non attiva. Quindi è come se non ci fosse. Se non c'è, vedete, qui l'altezza della mia sezione, io pensavo che ci fosse il diagramma a farfalla fatto così, questo era 0,
questa è la compressione e questa è la trazione. Però se questa parte qui, per esempio, fino a qua è instabilizzata, questa parte qui di sigma non se la prende nessuna, nessuno. Ed è una sezione, per esempio, efficace, diventa questa soltanto. Quindi vedete che secondo le profile ci possono essere delle parti del diagramma delle sigma che non sono presenti, che sarebbero presenti se dalla lamiera all'altra l'acciaio non si stabilizzasse. Se si stabilizza è come se non ci fosse. Va bene? Quindi vedete che il calcolo anche della sezione efficace non è immediato. Poi, pensate a quest'altra situazione qui. Pensate che, a posto che avere una trave, avete un pilastro, una colonna, scusate. E imponente, per esempio, che la colonna sia fatta così, con la C messa in questa maniera. Vedete? Nel caso del travi c'è la direzione preferenziale che è della gravità dall'alto verso il basso. Quindi il momento è sempre lo stesso, comprime sopra e tende sotto. Qui invece, a seconda di come gira l'azione orizzontale, è come se la sezione fosse disposta così o fosse disposta colà. Quindi è come se voi aveste, in funzione del carico, una struttura con geometria variabile. Perché quando c'è la compressione, e la situazione è questa, la sezione effettiva è questa. Quando l'azione orizzontale va dall'altra parte, è come se avesse la sezione così, e quindi la sezione efficace è questa. Quindi la sezione, la colonna è sempre la stessa, ma a seconda di dove spira il vento, avete due sezioni efficaci differenti. Poi pensate se per esempio le azioni non sono perpendicolari, parallele all'asse principale inerte, ma sono in diagonale, dirà di Dio. Quindi vedete, questo è il motivo per cui questi profili qua non li possiamo considerare. Noi avremo soltanto queste tre categorie di sezioni, dalla 1 alla 3, in cui qua possiamo, nelle prime due possiamo pensare di avere lo sviluppo di comportamento plastico, qui no, al limite soltanto elastico, con questi valori di capacità portante massima in termini di momento e con questi fattori qua di velocità. Questa classifica si trova sulle norme, alle volte a funzione delle edizioni delle norme, dei ripensamenti, così al posto del 4 si mette 5, al posto del 2 si mette 2,5, 3, questo e quell'altro, però il concetto è lo stesso. Va bene? Poi, qui per esempio, questa definizione qua di utilità è fatta in questa maniera. Questa, per esempio, potrebbe essere la curatura di snervamento, questa potrebbe essere la curatura ultima. Il C che usiamo, l'ho messo qua, è curatura ultima diviso curatura di snervamento. Alle volte, al posto delle norme, alle volte al posto di questa definizione qua, se ne usa una simile. È questa, chiamo C uguale, prendo la curvatura ultima, tolgo la curvatura di snervamento e metto sotto la curvatura di snervamento. Che vuol dire che tra questa e questa, quando uso questa, tolgo curvatura ultima di curvatura Y è uguale a questa. Però li tolgo meno curvatura Y diviso curvatura Y quindi meno 1. Quindi se uso per esempio questa convenzione, i numeri non sono 4, 2, 1, ma sono 3, 1, 0, perché devo togliere l'1 rappresentato da questa rapporto. Ma per il resto non cambia nulla. Va bene? L'unica cosa, come sempre, quando si apre una cosa, avvertenza per l'uso, no, perché a seconda delle convenzioni, voi per esempio è molto probabile che magari lavorerete non soltanto in Europa, ma magari farete ponti o grattacieli negli Emirati Arabi Uniti, in giro per il mondo, così, e ci saranno altre norme, le ASHTO o altre cose, così via, sono più o meno come le nostre, solo che magari i coefficienti sono differenti. Bene? Quindi questo è ovvio, quando si apre una cosa, si utilizza prima guardare.
le definizioni, le convenzioni e quant'altro. X classe X classe Y classe Z, dove gira e dove gira. Abbiamo ancora 10 minuti prima di lasciarci. Volevo farvi notare una cosa che è proprio tipica della tecnica delle costruzioni come la vediamo insieme, nel senso che noi abbiamo principi, poi un caso canonico, in questo caso qui è stata la sezione rettangolare, poi estrapoliamo a casi più generali. Voglio farvi notare questo aspetto qui. Facciamo questo esempio. È un esempio di instabilità che abbiamo visto una delle prime lezioni ed è l'instabilità a livello di elemento di una trave. Questa qui è l'anima della mia trave, poi saranno le ali. La mia trave è chiaramente appoggiata da una parte e dall'altra, c'è chiaramente un qualcosa che impedisce la traslazione, e poi è impedita anche all'estremità, chiaramente, la rotazione, in rotazione torsionale, rotazione intorno all'asse. Qualche vincolo è tipicamente realizzato, tipo una specie di contrasto fatto così, la stessa cosa qui, quindi se dovessi per esempio guardarla di fronte ho questa specie di manona, di forcella, qui c'è l'ala inferiore della mia trave, qua c'è l'ala superiore, questa è l'anima, quindi se qua sotto immagino che ci sia la mia mano che tiene fissa la mia forcella, la trave non può sbandare da una parte e dall'altra, ovvero non può sviluppare una rotazione attorno all'asse X, quindi non ci può essere torsione nelle due sezioni di estremità. Questa configurazione qua impone la rotazione, l'angolo di rotazione qui, X uguale a 0, stessa cosa qui. Va bene? Se non ci fosse questa, le rubo un attimo, se non ci fosse queste due forcelle qua, è chiaro che se io metto la mia trave così, ruota per torsione e collasso. Poi supponiamo che ci sia anche questa trave qui, una condizione di carico elementare. Come potrebbe essere questa? Momento uguale al contrario alle due estremità. Quindi la trave è uniformemente inflessa, no, con un valore assegnato. La domanda che noi facciamo, che ci facciamo, è questa. È chiaro, noi abbiamo in testa che se la trave fosse questa, fosse per esempio compressa, questa è una colonna di Eulero, più o meno, no? E infatti si può realizzare così, qui c'è un carrello, qui magari c'è la cerniera. È chiaro, questa è la trave di Eulero girata. La trave soggetta, la stessa trave soggetta a momento flettente con questo device qua, solo per impedire la rotazione, può essere soggetta a instabilità? La risposta è sì, l'abbiamo già vista più volte, perché qui ho comunque il diagramma fatto così, sopra compressione, sotto trazione. La regola generale vince sempre, se c'è compressione una qualche parte della struttura si può stabilizzare. Quindi si può stabilizzare la trave semplicemente in flessa? Sì. Ricordatevi, cioè alle volte, ripeto, se voi volete essere ingegneri, in particolare progettisti, e quindi dovete prendere delle decisioni, le decisioni devono essere basate su poche cose, dovete avere le idee chiare,
Uno dei principi che vi dico è: dove c'è compressione qualcosa si può instabilizzare, qualcosa può sbagliare. La regola è semplicissima, questa è l'idea chiara, no? Poi calcolarla, un altro aspetto. Però vi faccio vedere come, per esempio, se noi abbiamo chiaro in testa degli archetipi, degli esempi semplici, possiamo cercare di estendere e applicarli con raziocinio a situazioni differenti. Allora, la prima domanda, la trave semplicemente flessa con aumento costante, si può stabilizzare? Osservazione, c'è qualcosa di compresso? Sì, si può stabilizzare. Punto. Seconda domanda, noi tra tutti gli esempi di archetipi semplici che abbiamo in testa, e per esempio pensiamo proprio alla corona di Euler. Qui dentro c'è una corona di Euler nascosta da qualche parte? Con i nostri superpoteri riusciamo a vederli? Riusciamo a immaginarli? Immaginarla una corona di Euler? Beh, guardate, abbiamo già discusso più volte che in una trave I commerciale questo momento può essere anche pensato che sviluppi un'azione di compressione qui e un'azione di trazione qua. Purché questa, il braccio della coppia interna, H0, che abbiamo detto, può essere più o meno preso come altezza del netto filo, purché chiaramente M sia uguale a C per H, ovvero per H. Giusto? Allora, io posso pensare alla mia trave semplicemente in flessa in questa maniera. Al posto che esplicitare i due momenti, esplicito le due azioni. Nell'ala superiore metto questa compressione, nell'ala inferiore metto questa trazione, con quel valore lì. Poi, qui metto compressione, dilatazione. Quindi ho scambiato il mio momento con questa coppia di forze. Tra l'altro, se la trave ha da essere, a parte questa regione qua disturbata, ovvero questa, che sono regioni diffusive, nel mezzo, che sono regioni Bernoulli-Navier, la trave non sente come è applicato il momento. Va bene? Quindi, quando sono qua in mezzo, sto tanto male sia che mi applicate questo che mi applicate questo, purché siano equivalenti, praticamente, no? Allora, la vediamo una corona di Eulero, del disegno tridimensionale. Allora, guardiamo l'ala superiore compressa, che è quella che ci preoccupa perché si può stabilizzare per compressa. Ridisegno qua soltanto l'ala superiore compressa. È così, giusto? Ho tirato fuori tagliandola dall'anima. Poi qua e qua ci sono le due C. Poi, siccome l'ala compressa che è questa, non si può spostare né da questa parte perché c'è la forcella. Quindi è come se nel piano orizzontale questo, che poi è questo, avessi un carrello diretto così e qua c'è un carrello diretto così, che mi impedisce quindi gli spostamenti in questa direzione o questa, in questa direzione o questa. C'è una corona di Euler qua? Guardo da sopra la mia ala, da sopra, quindi per intenderci, questa dimensione qui è la larghezza B della mia ala, questa dimensione qui è lo spessore icona della mia ala, la guardo da sopra, quindi vedo questa qui è icona. Poi, anzi, questa è B,
Poi qua sotto c'è l'icona che non riesco a vedere e carrello è posto qui, poi qui potrei avere un altro carrello oppure una cerniera, non mi importa, basta che non ci sia qualcuno che mi toglie da abilità verticale. Poi ho le due compressioni, questa C, questa C, questa è la larghezza B dell'ala che vedo da sopra. E poi c'è lo spessore. C'è una corona di Olero? Porca miseria, adesso questa è la corona di Olero. E si può stabilizzare, per esempio, sbandando così e sbandando così. Quindi, per la sola ala, pensata staccata dall'anima, il mio carico critico va greco quadrato e dell'acciaio. Poi qua sotto c'è un L0 al quadrato, l'L0 è pari alla lunghezza della vostra trave, oppure anche questa, un problemino a parte è lo iota che dobbiamo valutarci. Allora, la sezione è rettangolare, questa è dimensione B, e poi c'è lo spessore T. Quindi il momento di inerzia è base, che in questo caso qui è piccola A, che è questa, per altezza al cubo, in questo caso l'altezza è B, larghezza dell'ala, diviso 12. Perché questa è la larghezza della vostra sezione, questa è la... Questa è la larghezza della vostra ala, che però qui diventa nel piano orizzontale l'altezza della vostra trave, la vostra colonna di Olero, questo è lo spessore. Quindi la base è con A, l'altezza della sezione è B, quindi via cubo, quindi c'è. Quindi questo è il carico critico della ala se fosse separata. Noi non abbiamo direttamente applicato un carico, no? Ma possiamo pensare che abbiamo questo come carico critico, possiamo calcolarci un momento critico che instabilizza flesso torsionalmente, con lo sbandamento per esempio da questa parte, una torsione della sezione in questa maniera, instabilità flesso torsionale vuol dire che questo momento il critico per H, ovvero più critico a questa espressione qua, più greco quadrato e L0 quadrato per T con A B al cubo diviso 12, la L me la sposto sopra, per A. Questo è il momento critico che stabilizza flesso torsionalmente la vostra trave. E quello lì ce lo siamo ricavati come momento critico approssimato, tutto quello che volete, siamo calcolati la compressione, che è figlia del momento, che vi fa sbandare in questa direzione o in questa la vostra ala superiore, che quindi sbanda o da questa parte oppure da questa. Quando sbanda l'ala superiore si trascina dietro e rotazione verso l'altro. Va bene? Vedete quindi come una delle cose importanti che voi dovete imparare, no, e vedere, è proprio riconoscere in casi differenti. Chi l'avrebbe mai detto che una trave semplicemente flessa c'è dentro una corona di Olero? L'ala superiore complessa è, con alcune approssimazioni, perché c'è anche legata all'anima, però è una corona di Olero. E tra l'altro, se ci pensate, un'osservazione che voi potreste fare è questa. Sì, professore, però quando lei fa ruotare la sezione, è vero che l'ala si sposta, sbanda da questa parte da qui, però ruota anche l'anima. Però noi sappiamo che in un profilo sottile aperto la rigidezza torsionale è trascurabile. Se il profilo fosse chiuso, no, l'incidenza torsionale è notevole perché c'è
un comportamento alla Brecht, no? La sezione chiusa, quindi la legittima torsionale non deve. Se è aperta, la legittima torsionale è trascurabile, quindi l'anima non oppone pressoché resistenza alla sua torsione. Va bene? Dovete quindi vedere le cose, anche se non sembrano immediate, no? Questo fa parte della vostra anche cultura tecnica, no? E poi anche ritornare indietro al sacro principio. Quest'anno noi la torsione non la vediamo per niente, perché abbiamo delle strutture semplici, non abbiamo ponti in curva, grattacieli strati. Però io mi ricordo che la torsione alla breccia di un profilo sottile è molto più potente che in una torsione un profilo sottile aperto. Quindi questo non farebbe fare questa cosa. Questa la può fare perché tanto la leggenza è piccola. Va bene? Ci siamo a casa? Sì, prof. Va bene. Allora, vi ricordo che oggi ci salutiamo. Vi auguro di riposarvi adesso questo fine anno. Però state sempre sul pezzo, come si dice. Quindi, per esempio, anche quando avete un po' di tempo, magari leggete le pagine della Donia. Per esempio, il volume di Radonia, quando si parla di acciaio, anche per vostra cultura generale, piuttosto che guardare soltanto la grandezza dello sport. Poi, le ultime due settimane avrete 10 ore di esercitazione con l'ingegnere Cancioli. Poi magari di tanto in tanto, tra gennaio e febbraio, vi mando qualche esercizio da fare, in modo tale che vi ricordate la colonna di Eulero o altre. Va bene? Arrivederci. Grazie prof, arrivederci. Mi dispiace.